È stato riaperto oggi il parco di Via dell'Erba, l'area verde esterna alla stazione Monte Donzelli della metropolitana. I lavori di manutenzione straordinaria, dopo il protocollo d'intesa siglato nel gennaio scorso, sono stati eseguiti dall'ANM su un'area di oltre 800 metri quadrati, inaugurata nel 2006 e provvista di campo regolamentare di basket, pallavolo, pista di pattinaggio ed area giochi per bambini. Grazie a Metro Napoli e al sindaco, vice sindaco Sodano, che ha ospitato decine e decine di riunioni, noi oggi siamo qui a riparlare del parco di Via dell'Erba. Questo parco sarà aperto, pulito, custodito, chiuso dalla cooperativa 25 giugno, che è qui rappresentata con gli uomini in giallo, che io vorrei ringraziare. Però da oggi il parco è vostro. E avete bisogno anche voi di fare la vostra parte per preservarlo. 3 mesi di lavoro per garantire la messa in sicurezza delle opere civili, la ristrutturazione dei bagni pubblici, compreso uno riservato ai portatori di handicap, la realizzazione di nuovi accessi e cancelli a protezione dell'area. Io credo che il miglior antidoto alla vandalizzazione di un parco sia quello di farlo vivere, non militarizzarlo. Quindi noi quello che potremmo fare è cercare, ne parlavamo prima, di mantenere un presidio umano anche la notte, e mettere, grazie a Metro Napoli, anche le telecamere. Però il parco deve essere vissuto da tutto il quartiere come un parco che vive. Quindi noi diamo la disponibilità anche, sia come comune Palazzo San Giacomo, sia la municipalità, di portare anche degli eventi qui. La primavera, l'estate, si può fare cinema, si possono fare musica, ma il miglior modo per far vivere un parco è quello di accogliere le iniziative dei cittadini di questo quartiere. Quindi noi siamo contenti, ma la vera sfida non è oggi, e se tutti insieme riusciremo a far vivere questo parco.